La presbiopia esordisce a 40-45 anni come difficoltà a leggere per vicino e progredisce con l'età fino alla totale dipendenza dalle lenti. Con un intervento laser ambulatoriale è possibile ottenere l'indipendenza dagli occhiali. Con l'esordio della presbiopia, anche la semplice consultazione del proprio cellulare diventa un problema. Prima dei 40 anni, un occhio privo di difetti visivi va automaticamente a fuoco sia nella visione per vicino che in quella per distanza intermedia che per lontano. Dopo i 40 anni, l'occhio mantiene invariata la capacità di mettere a fuoco per lontano. La messa a fuoco a distanza intermedia si indebolisce, mentre per vicino viene gradualmente persa. Per chi ci vede bene da lontano, senza bisogno di lenti, sarà sufficiente un occhiale addizionale da usare solo per vicino. Se invece coesiste un difetto visivo per lontano, ci vorranno due paia di occhiali diversi, uno per lontano ed uno per vicino, oppure delle lenti progressive. Usare due paia di occhiali è scomodo perché costringe a un continuo scambio di lenti, soprattutto per chi ha bisogno di alternare spesso visione per vicino e per lontano. Anche per chi fa uso esteso del computer, la lente progressiva non è una soluzione ideale perché costringe ad estendere il collo alla ricerca del fuoco. Una soluzione alternativa usata da molti anni è la monovisione, che sfrutta il concetto della dominanza oculare. L'occhio dominante viene corretto per lontano ed il dominato per vicino, consentendo entrambe le visioni senza continui cambi di occhiali o senza le limitazioni delle lenti progressive. Gli svantaggi sono nella carenza di visione intermedia e nella perdita di visione binoculare, con conseguente difetto del senso di profondità, oltre alla limitata tollerabilità di questa soluzione. La monovisione può essere ottenuta sia con occhiali o lenti a contatto che con chirurgia. Per poter comprendere le tecniche di correzione della presbiopia senza occhiali, è necessario prima introdurre un nuovo concetto, quello di profondità di campo, e per capirlo ci avvarremo dell'esempio della fotografia familiare a molti. In fotografia, per far risaltare un oggetto in primo piano, si utilizza un diaframma ampio. Ciò riduce la profondità di campo sfocando lo sfondo. Se, viceversa, con il medesimo diaframma mettessimo a fuoco lo sfondo, si sfocherebbe l'oggetto in primo piano. Quindi, o va a fuoco ciò che è vicino, oppure va a fuoco ciò che è lontano. Stringendo il diaframma dell'obiettivo si aumenta la profondità di campo e vanno a fuoco sia il primo piano che lo sfondo. L'applicazione di questo concetto consente di correggere la presbiopia con il laser, ma la strategia sarà differente a seconda del grado della presbiopia stessa. Tra i 40 e i 50 anni la presbiopia è iniziale e permangono una buona visione per lontano e per l'intermedio. Solo il vicino è carente. Dopo i 50 anni la presbiopia è conclamata, permane solo una chiara visione per lontano e anche l'intermedio si indebolisce. Nel primo caso il trattamento aberrometrico garantisce il ripristino della visione per vicino. Dopo i 50 anni solo di quella intermedia, ma è insufficiente da solo a restituire una perfetta visione per vicino. Per ottenerla è necessario ricorrere a una nuova strategia, la Laser Blended Vision, oppure alla sua evoluzione, il Presbyond. Ci si rifà al concetto di monovisione in precedenza esposto, ma con fondamentali modifiche migliorative, integrandolo con il trattamento aberrometrico. Si mantiene un fuoco nitido per lontano nell'occhio dominante, estendendo il fuoco all'intermedio con il trattamento aberrometrico. E si focalizza meglio per vicino l'occhio dominato, effettuando anche qui il trattamento aberrometrico. Contrariamente a ciò che accade in monovisione, in cui la visione intermedia è assente, qui si crea un'ampia zona intermedia di sovrapposizione, la cosiddetta blended zone, che consente di mantenere la visione binoculare senza perdita del senso della profondità. Tale favorevole condizione estende l'accettazione del trattamento da parte dei pazienti dal 60% della monovisione al 97% con la blended vision.
la quale non è monovisione, ma la cosiddetta micromonovisione, in cui la monocularità è presente unicamente agli estremi della visione per vicino e per lontano. Ciò consente quindi, in condizioni di binocularità, una visione limpida per lontano e per vicino, senza occhiali.